esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Twist in piedi con manubri. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto con pesi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale con pesi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo.
Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento a bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Twist a terra con manubri. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a ruotare solo il busto, per aiutarti mantieni lo sguardo fisso di fronte a te.
Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, triangolo per spider plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Twist in piedi con manubri. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto con pesi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale con pesi. Tre, due, uno, via!
Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui delle rotazioni del busto semplici. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo con calcio laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino.
Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Twist a terra con manubri. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a ruotare solo il busto. Per aiutarti, mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piangolo per spider plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui un triangolo con plank alta semplice. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il busto, mantienilo sempre parallelo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via. Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via. Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop.